Carissima di Andrea, ecco, ho utilizzato un linguaggio che attraversa il tempo, come la storia raccontata, però si nota che poi il suono contemporaneo e antico è lo stesso, soprattutto per uno strumento primordiale come il flauto. Ecco, io ho cercato ovviamente di sostenere, seguire la drammaturgia del testo, sostenendolo attraverso il suono, sempre cercando di duettare, tra virgolette, ma stando sempre molto sotto la voce straordinaria di Andrea. Grazie. Grazie.